sventagliata per Mandorino, controlla col brivido Taglienti, regala un calcio d'angolo, il secondo della partita al Real Madrid, 3 tiri della bandierina finora, 1 per l'Atletico Peperone, 2 per la squadra in maglia verde, traversone tagliato, attenzione la palla resta lì e con il destro c'è il gol annullato però a Mandorino. Anzi scusate, calcio di rigore, non è stato fischiato fallo, non gol annullato per un'irregolarità commessa da Mandorino, è stato lo stesso numero 10 a subire fallo e dunque calcio di rigore subito per il Real Madrid, che può andare Mandorino con il destro e il gol, lo 0-1 del Real Madrid, Mandorino dal dischetto per il vantaggio della squadra in maglia verde. Perde una palla sanguinosa qui il Real Madrid, Manna col destro, respinta la conclusione, poi crea sul fondo. Altra occasione per l'Atletico Peperone. Finisce fuori il tiro del numero 5. L'Atletico Peperone che più vivo che mai non vuole mollare assolutamente questa partita, si è messa in salita, attenzione subito! E qui fondamentale l'intervento di Nitride. Il controcross e il colpo di testa, il gol! Il pareggio dell'Atletico Peperone. Il gol messo a segno del numero 4, Taglienti. Numero 11, Formosa. Real Madrid che sta subendo la rimonta aggressiva, il ritorno aggressivo dell'Atletico Peperone. Rimessa laterale per la squadra in maglia verde, per Mandorino di testa, Taglienti molto bravo, e adesso Manna prova a mandare in profondità Formosa di prima per la conclusione fuori di Bitetto, di un soffio il numero 7 a un passo dal 2-1. Ragazzi calma, Aiola, la sovrapposizione di Schilin si è provata a mettere in mezzo per i compagni ma il suo cross è terminato direttamente sul fondo. Taglienti crea, Taglienti lungo linea per l'ottimo tocco di Bitetto, poi di prima ha cercato Formosa, Bitetto prova la conclusione con il destro, pallone di pochissimo a lato, pronta a battere con il numero 10 Manna in 4, anzi in 3, 3 uomini in barriera per il Real Madrid. Il buco in mezzo ragazzi, sul pallone Manna che calcerà con il destro, il pallone che sorvola la traversa di pochi centimetri, dunque opportunità sprecata per l'Atletico Peperone, che tra l'altro non sembra in grado di continuare, al suo posto entra Albanese. Zoppica vistosamente Bitetto, dunque costretto a uscire, Mandorino appoggia per la conclusione sulla traversa di Notari, poi di testa Leicino e la respinta in calcio d'angolo di Di Carlo. Grande opportunità qui per il Real Madrid. Il pallone, occasione per Manna, la conclusione, anzi la finta con il testo, poi il tiro, la respinta con i piedi e poi c'è il gol di Crea, 2-1 per l'Atletico Peperone che ribalta il risultato, ribalta la partita e va in vantaggio. Anzi il gol non di Crea, ma la rete è stata messa a segno dal numero 76 Albanese, 2-1 dunque Albanese. Schirinzi, c'è la pressione da parte del numero 76 avversario, ma blocca il pallone Ciampi, contento. Chiusura educata di Crea, scusate. Manna stop a mandare in profondità al proprio Crea. Blocca tutto Nitride. Manna con il destro. Crea. Il miracolo qui di Ciampi. Grande miracolo del portiere del Real Madrid. Crea. Provato il lancio con il mancino. Taglienti. Albanese, triangolazione con qui lo slalom, la serpentina di Palazzino, il palo, doppio palo incredibile,
che occasione per l'Atletico Peperone, doppio palo. Il cross in mezzo e il colpo di testa, il gol di Palazzino, 3-1 per l'Atletico Peperone, che allunga sul più 2 di testa sul calcio d'angolo. Isacca, il pallone colpisce la traversa e poi oltrepassa la linea, 3-1. Perentorio, lo stacco di testa del numero 16. Real Madrid che è chiamato dunque ad una vera impresa in 10 minuti, ma l'Atletico Peperone continua ad attaccare. Manna, albanese, la mette giù, da questa parte Petrucci, servito col destro, sballatissima la sua conclusione, che opportunità fallita. Atletico Peperone, rientra De Marchi, fuori albanese, autore del 2-1. Il rinvio di Ciampi, anzi scusate di Carlo, però dobbiamo stoppare di tacco di... Ma attenzione qui, Manna con il destro e il gol, il 4-1 per l'Atletico Peperone, la conclusione d'interno destro di Manna, non può arrivarci Ciampi, dilaga l'Atletico Peperone. Crea Manna, Petrucci e Palazzino. Si aggiunge anche De Marchi, tra l'altro. Anzi, la barriera è formata da quattro calciatori. Si è staccato Petrucci, pronto a Iola a battere con il destro e il gol del Real Madrid, che accorcia le distanze a Iola su calcio di punizione, bordata con il destro. Nulla da fare per Di Carlo. 4-2.